l'ultima volta abbiamo accennato il metodo del tipo 1. Come vedete già ho preso una matrice quadrata, quindi oggi vorrò parlare di matrici quadrate, metodo PV e determinato. Però, diciamo, l'osservazione fondamentale che abbiamo fatto l'ultima volta era che supponiamo di avere n vettori di Rn con le coordinate scritte messe in una matrice n per n. Noi abbiamo fatto un'osservazione che se io prendevo una di queste righe e la sommavo o ne sommavo un multiplo a un'altra riga, lo span delle righe non cambiava. La stessa cosa succedeva se scambiavo una, diciamo, coppia di queste righe, due di queste righe. Quindi ne avevo dedotto che facendo delle opportune operazioni di riga, cioè sommando una riga, un multiplo di un'altra riga, oppure scambiando queste righe, se vi ricordate, io alla fine arrivavo a una matrice del tipo dove qui c'erano tutti 0. Metto un unico 0 grande per dire che sono tutti 0. In realtà poi se appunto se le righe erano linearmente indipendenti in partenza, questi numeri qua erano tutti quanti diversi da 0. Quello che abbiamo scoperto è una cosa, poi lo ripetiamo in maniera più precisa, ma comunque è una cosa preziosa, anche se non servirà per quello che abbiamo immaginato quando siamo partiti con questa cosa. Cioè all'inizio avevamo immaginato un modo di trovare una base, no, del nostro spazio generato dalle righe più semplice rispetto a quello che avevamo visto prima, che è il metodo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Il metodo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt l'abbiamo sviluppato, abbiamo fatto degli esempi, però richiedeva dei conti e qui volevamo arrivare a una base, diciamo, in modo più semplice. In realtà però ci stiamo restringendo a un caso che non richiederebbe alcun conto. Perché? Supponiamo che queste righe siano indipendenti, queste qua. Ok? Allora a quel punto sono n, cosa genera? Uno spazio di dimensione n. Siccome queste righe stanno in Rn, generano tutto Rn. Quindi il problema di trovare una base dello spazio generato, di trovare lo spazio generato, non c'è. Perché essendo tutto Rn, una base, per esempio, è la base canonica. Quindi noi questo discorso veniva più utile quando queste righe non erano indipendenti, allora individuavano, diciamo, un sottospazio di Rn, e questo sottospazio dovevamo, era meglio avere una base scritta per bene, perché, oppure una base ortogonale, oppure una base semplice da scrivere. Per quale motivo? Perché il sottospazio che andavamo a individuare di Rn non era banale. Per esempio, anche se fosse dimensione n-1, supponiamo che partivamo da R5 e il sottospazio aveva dimensione 4, di iperpiani di dimensione 4 in R5 ce ne sono infiniti. Quindi andare per forza a quel punto dovevamo portarci appresso le righe, cercare di semplificare la situazione il più possibile per avere una base che fosse più semplice possibile da trattare. In verità adesso io sto partendo e dicendo il contrario, cioè voglio che le righe siano indipendenti e voglio fare lo stesso in metodo del PV. Perché lo voglio fare? Perché in realtà mi sono accorto che questa osservazione servirà a qualcos'altro.
Ora, questo qualcos'altro che dobbiamo, è quello che dobbiamo scoprire oggi, no? Quindi dobbiamo scoprire, diciamo, dare come definizione il determinante, però ci voglio arrivare in maniera, diciamo, da prima intuitiva e poi invece diamo la definizione delle proprietà del determinante. Va bene, ora, meglio di questo non riesco a fare questa introduzione, comunque la situazione è questa qui. Allora, ho una matrice n per n. Abbiamo una matrice A questa è la nostra matrice A uguale ho scritto la via possiamo scrivere in un altro modo così A, I, J I compreso tra 1 ed n, j compreso tra 1 ed n. Questo è un altro modo di scrivere una matrice. Qua si possono mettere a seconda degli autori parentesi tutti o grafici. Però non dice altro che è sempre una tabella di numeri dove ci sono due indici, l'indice di riga I è il primo indice, l'indice di colonna J è il secondo indice, gli indici sono giusto apposta. Quindi questa matrice A è quadrata, cioè ha lo stesso numero di righe e di colonne. Poi andiamo a prendere i vettori riga. In verità le righe si chiamano, si indicano con questo simbolo qua. A si mette 1 in basso, si intende la prima riga della matrice A, quindi A con 1 non è altro che A11 A1n. Io però, quindi questa per definizione è questa roba qui, e lo pongo uguale a V con 1 perché lo voglio trattare come vettore, no? Quindi A con 1 mi sta antipatico, è vero che è il vettore riga, però similmente pongo Q con 2 uguale A con 2 che per definizione è A21 A2 fino ad arrivare all'ultimo vettore Q con N, cioè la riga ennesima AN1 per ipotesi, quindi qua scrivo ipotesi, lo span di v con 1 v con n è uguale a tutto il n, oppure la dimensione di questo span fa n, le due ipotesi sono equivalenti, no? Cioè le righe sono linearmente indipendenti. Abbiamo visto, se le righe sono linearmente indipendenti, generano spazio di dimensione n, ma se generano spazio di dimensione n, che è un sottospazio di Rn, siccome Rn ha dimensione n, i due spazi devono coincidere, due spazi vettoriali, uno dentro l'altro, della stessa dimensione, devono per forza coincidere. Queste sono le nostre ipotesi. Allora, diciamo, mi viene il verbo, applicando, ripetendo
finito. Di operazioni del tipo. Allora, sono di due tipi. Scambio di due righe. Somma a una riga di un multiplo di un'altra riga ripetendo in modo opportuno, non lo scrivo ma si sottintende, posso ottenere partendo da A, partendo dalla matrice A, una matrice A'1, A'1n, poi 0, A'2, A'2n, poi l'ultima riga saranno tutti zeri tranne A'n'n. Cioè A'ij sarà per forza uguale a 0 quando i è maggiore di j, cioè in tutto questo triangolo qui, tutti gli elementi che compariranno qua devono essere 0, mentre A'ii sarà sempre diverso da 0 ed ricompreso da 1n. Spero che si riesca a leggere. Spero che si riesca a leggere, se no lo scrivo un po' più grande. Facciamo così. Altra riga. Scrivo un po' più grande. Quindi abbiamo A'ij uguale a 0 quando i è maggiore di j. A'ii è diverso da 0 per tutti i compresi da 1. Quindi, attenzione, le mie righe di partenza per ipotesi sono linearmente indipendenti. Prima di tutto, io scambiando righe o sommando una riga a un multiplo di un'altra riga, posso annullare dei coefficienti della matrice, ovviamente otterrò una nuova matrice. Allora dico che facendo operazioni di questo tipo in maniera ripetuta in un certo modo, che adesso andiamo a vedere qual è, l'abbiamo già visto mercoledì scorso ma adesso lo ripetiamo, io dico che riesco ad annullare tutto quello che sta qua sotto. Invece quello che compare sulla diagonale principale saranno tutti numeri diversi da 0. E questo sarà dovuto al fatto che le righe erano linearmente indipendenti. Ora, una matrice del genere intanto si chiama triangolare superiore. Triangolare superiore non significa che i numeri sulla diagonale siano diversi da 0. Questa condizione qui corrisponde alla definizione di una matrice triangolare superiore. Una matrice triangolare superiore è una matrice che ha tutti i zeri al di sotto
di questa qui. Questa qui si chiama la diagonale principale. Quindi la diagonale principale della matrice è la diagonale che, diciamo, stiamo parlando di una matrice quadrata, quindi è effettivamente una diagonale, e quella che contiene gli elementi A11, A22, A33 fino a AN. Quindi da una matrice qualunque, però con le righe indipendenti, noi arriviamo a una matrice triangolare superiore, e quando arriviamo a una matrice triangolare superiore, il fatto che le righe fossero indipendenti mi dirà che sulla, con operazioni di questo tipo, necessariamente sulla diagonale invece principale avremo numeri diversi da zero. Questo è proprio lo scopo di quello che vogliamo fare oggi. Allora, cominciamo a vedere come funziona. Questo qua si chiama metodo del pivot. Lo scrivo qua sotto. Prima di dimostrare il metodo del pivot, faccio osservare che continuando con operazioni di questo tipo, io potrei arrivare benissimo ad annullare anche quello che c'è sopra la diagonale principale, perché questo lo dico in maniera intuitiva. Nel momento in cui sono arrivato qua, vedete, qua giù c'è un elemento diverso da 0. Allora, se io faccio un multiplo opportuno di A'nn, posso ottenere qualunque degli elementi che gli stanno sopra. Quindi, per esempio, se qua c'è 1 e qua c'è 3, io prendo questo, lo moltiplico per meno 3 tutta la riga e la somma alla prima riga. Allora, che cosa si otterrà? Si otterrà che dove ci sono tutti i zeri la riga non cambia, invece qui 3 e meno 3 si annullano. Quindi, sommando un opportuno multiplo dell'ultima riga alle altre righe, posso annullare tutti quelli che stanno in testa ad A'nn. Una volta che ho annullato questi, posso passare ad A'n-1, n-1 e annullo tutti quelli che stanno in testa a questo, e così via. Quindi, una volta arrivati a una matrice triangolare, poi lo faremo meglio con un esempio, non è difficile proseguire per ottenere una matrice diagonale. Però questo qua in realtà non ci interessa. Non ci interessa perché noi già lo sappiamo, quando arriveremo alla matrice diagonale e quando arriveremo a tutti i numeri diversi da 0 sulla diagonale, i numeri, nella seconda parte i numeri sulla diagonale non cambiano, che cosa abbiamo riscoperto? Abbiamo riscoperto che e con 1, e con 2, e con n, cioè questi, se io annullassi anche i numeri sopra, chi sarebbe A'11100? Un multiplo di E con 1. Un multiplo con un coefficiente diverso da 0 di E con 1, quindi è come se qui avessi E con 1. Sulla seconda riga è come se avessi E con 2, e così via. Quindi io ho riscoperto semplicemente che i vettori della base canonica già erano Rn. Non è quello il mio obiettivo. Questa osservazione può essere l'abbiate capito oppure no, comunque lasciatela da parte, poi eventualmente la capirete dopo. Intanto dimostriamo il metodo del pivot, cioè dimostriamo che facciamo il primo passo. Primo passo, io voglio modificare la matrice con quelle operazioni, queste operazioni qui, in maniera tale da annullare tutto quello che c'è sotto a 1. Allora, la prima cosa diciamo sia i con 0, anzi i con 1, uguale il minimo di tali che A1 è diverso da 0. Cioè vado a vedere il primo degli indici per cui nella prima colonna c'è un numero diverso da 0. Questo insieme non è vuoto, eh? Questo insieme qua è diverso dall'insieme vuoto. Perché è diverso dall'insieme vuoto? Se sulla prima colonna ci fossero tutti zeri,
Allora. Scriviamo tutto, va. Allora, l'insieme degli i, tali, diciamo, compresi tra 1 ed n, tali che a i 1 è diverso da 0, diciamo tra 1 e n, è diverso dall'insieme vuoto. Se fosse vuoto, allora V1 Vn sarebbe contenuto nello span di E con 2 E con N, e questo è assurdo. Per capirci, se abbiamo, lo scrivo qua un piccolo esempio perché con gli indici capisco che abbiate qualche difficoltà a seguire. Se qui avessi, che ne so, 012, 011, 001 o 031, questi qua non possono essere indipendenti, perché questi qui, diciamo 012, 011, 031, sono tre vettori, apparterebbero allo span, si potrebbero generare con i vettori 010 e 001, no? Siccome al primo posto ci sta sempre 0, per generare questi vettori mi serve un 1 solo al secondo posto e al terzo posto. Per esempio, questo vettore è 010 più 2 volte 001, questo vettore è 010 più 001, questo vettore è 3 volte 010 più 1 volta 001. Allora, a questo punto, questo span ha dimensione 2, perché è stato generato da due vettori indipendenti. Questo per ipotesi aveva dimensione 3, e allora otteniamo un assurdo. Infatti questi tre vettori non sono affatto linearmente indipendenti. Più in generale, adesso cancello l'esempio, io dico, andiamo a guardare la prima colonna, non deve fare 0 per forza questo, io che ne so se fa 0 questo qua, è una questione di fortuna, però dico qualche elemento diverso da 0 nella prima colonna ci deve stare, perché se questo insieme fosse vuoto vorrebbe dire che nella prima colonna ci stanno tutti i 0, ma se nella prima colonna ci stanno tutti i 0, per generare le righe della mia matrice mi basterebbe soltanto i vettori e con 2, con 3 e con n della base canonica, perché nella prima colonna ci sono tutti i 0. Allora, e con 2 è il vettore che c'ha 1 qua, e con 3 è il vettore che c'ha 1 qua, e tutti 0. Allora, mi basterebbero per generare le colonne, le righe della mia matrice. E questo è assurdo, perché questo ha lo span di questi vettori, questi sono n indipendenti e quindi generano uno span di dimensione n. Questo invece è di dimensione n-1, quindi avremo che un sottospazio, se questi stanno qua dentro, il sottospazio generale di questi sta qua dentro, quindi otterremo che un sottospazio di dimensione più grande sarebbe contenuto in un sottospazio, uno spazio vettoriale di dimensione più grande sarebbe contenuto in uno spazio vettoriale di dimensione più piccola, e questo non è possibile. Come nell'esempio, no? Semplicemente invece di dirlo per la dimensione 2 e 3, abbiamo detto per la dimensione n-1. Quindi, adesso che faccio? Cambio se i con 1 è diverso da 1, scambio v con i e v con 1.
se i comuni diverso da uno scambio vugoni e vugoni. Cioè sarebbe a dire chiamo ancora a la matrice così ottenuta. Ok. Praticamente la situazione è questa qui. Prendete questa matrice qua. Questa matrice qua effettivamente i tre vettori sono in... no, scusate. I tre vettori sono indipendenti. Ok, allora in questo caso i con 1 quanto fa? I con 1 chi è? Vediamo se, se riuscite a leggere la matematica. I con 1 per definizione è il minimo indice per cui AI1 sia diverso da 0. Questo è quale? Questo è diverso da 0, questo è diverso da 0. I con 1 quant'è? Il problema è sempre sta fermo là. Capire quello che si scrive. Perché giustamente se io scrivo russo, voi non lo capite. Però il problema è che se scrivo matematica dovreste capire. Allora. Nella, chi è l'insieme degli indici compreso tra 1 e 3 tale che A di 1 è diverso da 0 in questo caso 2 e 3 è chiaro questo? A 1 fa 0 quindi I uguale a 1 va bene A 2 1 fa 1 quindi I uguale a 2 va bene A 3 1 fa 1 quindi e quindi chi è I1? I1 è il minimo di questi insieme e quindi fa 2. È chiaro? Quindi cosa sto facendo io? Sto scorrendo questa riga, questa colonna fino a che non trovo un numero diverso da 0. La riga corrispondente la chiamo I1. Mo I1 era 1. Se sì, non faccio niente. Se no, che faccio? Scambio. Scambio la riga I e la riga U. In questo caso... scusate, VI1 e V. Scambio la riga I1 e la riga 1. Cioè, metto sopra... la riga che aveva un elemento diverso da 0. Adesso quando dico chiamo ancora A la matrice così ottenuta significa che mo mi dimentico di aver scambiato e questo elemento lo chiamo di nuovo A11. Ok? Perché A11 non era questo, A11 era questo e quello che finito qua. Quindi questo qua lo dovrei chiamare con un nuovo nome. Però se devo chiamare con un nuovo nome, poi siccome di questa operazione devo fare tante, allora cambiare nome ogni volta significa che devo usare un sacco di nomi. E almeno non lo voglio fare quando faccio gli scambi. Quindi quando scambio la matrice si chiama di nuovo come si chiamava prima, però quello lì che è scambiato. Ok. Quindi
posso supporre, il tutto equivale a dire che posso supporre A 1 1 diverso da 0. Se era uguale a 0, scendevo sulla colonna, trovavo A 1 diverso da 0, scambiavo e mettevo al posto di A 1 1 questo A 1 che era diverso da 0. Quindi alla fine A 1 1 sarà diverso da 0. Io ho fatto al più uno scambio, cioè se qui c'era una cosa diversa da 0 non scambiavo niente, se qui c'era una cosa uguale a 0 scendevo, appena trovavo una riga diversa col primo elemento diversa da 0 scambiavo e la portavo in prima posizione. Ok, adesso facciamo v con 2 uguale a v con 2 meno A21 fratto A11 V con 1 fino ad arrivare a V con N uguale V con N meno AN1 fratto A11 V con 1. Allora andiamo a scrivere per esteso questi chi sono. Questi sono A21 A2N meno A21 fratto A11 A11 A1N. Ora, se andate a fare il conto, qui A11 era diverso da 0, perciò ho potuto dividere, quindi qua si semplifica. Al primo posto qua viene A21, A21 meno A21 fa 0. Al secondo posto invece viene A22 meno A21 fratto A11 A12. Poi all'ultimo posto viene A2N meno A21 fratto A11 A12. Similmente questo, senza che faccio, scrivo direttamente cosa viene, viene 0, poi viene A N2 meno A N1 fratto A11 A12 virgola, poi qua viene A N N meno A N1 fratto A11 A12. Vabbè, mettiamoci pure il passato intermedio. Questo era AN1 virgola ANN meno AN1 fratto A11 A11. Qua è, sì. Ok. Quindi, come vedete, quando vado a fare questa operazione, sotto A11 si annulla tutto. Nella matrice dell'esempio, qua mi pare cosa avevamo? 0, 1, 1, qua c'era 1, 0, 1 e qua c'era 1, 1, 1, no? Dopo avevamo fatto lo scambio. Li chiamiamo ancora come se fosse la matrice. Adesso io che devo fare? Qua A21 è 0, quindi qua devo sommare un multiplo della prima riga moltiplicato per 0, quindi non devo fare niente. Qua invece devo, scusate, non sommare, sottrarre la prima riga. Quindi, dopo aver fatto questo, V con 2 rimane uguale e V con 3 diventa 0, 1, 0. No? Dopo aver fatto queste due operazioni. V con 2 rimane uguale perché non devo fare niente. Adesso questa matrice se volete cambiate nome, però cambiare nome, se no la chiamiamo di nuovo
possiamo chiamare tutte le matrici intermedie, le possiamo chiamare C. A questo punto, dopo queste operazioni, allora scriviamo così, dopo queste operazioni, la matrice che chiameremo ancora A è fatta così, avrà A11, qui ci sono tutti i zeri e qui ci sono altri numeri A1, A2, A2N. Oh, se per distinguerla, per dire che questi non sono i numeri di prima con cui abbiamo iniziato, metteteci una specie di indicazione come se fosse un tempo. Qui era dopo il primo scambio, qui siamo alla fine del passo 1. Fine passo 1. La nostra matrice è diventata così. Qui abbiamo tutti i zeri e negli altri posti vengono dei numeri. Quello che viene. Adesso andiamo a fare il passo 2. Secondo passo. È chiaro dove siamo arrivati? Adesso mi fate cancellare questa lavagna, voglio lasciare l'enunciato che si veda. E scriviamo, riscrivo, lascio solo la matrice che poi adesso ricopiamo là sopra. Allora scrivo qui, alla fine del passo 1, la matrice era qui c'eravamo A11, A1N, poi avevamo 0, A21, A2N, poi 0, A31, A3N, poi lasciamo un po' di spazio, facciamo 0, AN1, AN. Chiaro? E non solo, sapevamo anche che A11 era diverso da 0, perché noi avevamo cercato quello diverso da 0, ci doveva stare, l'abbiamo portato in prima posizione e tramite lui abbiamo annullato gli altri che stavano sotto di lui. Adesso facciamo il secondo passo. Professore, là non sono A22, A32. Sì, sì. Sono A22, A32, AN. Ok. Adesso facciamo il secondo passo. Andiamo a prendere l'insieme degli i compreso tra 2 ed n tali che AI2 è diverso da 0.
è diverso dal vuoto. Cioè, andiamo a vedere per quali indici questi numeri sono diversi da 0. Per qualche indice deve essere diverso da 0, perché altrimenti V2 Vn sarebbe contenuto nello span, se qua fossero tutti zeri, di Egon 3 Egon n. E quindi V1 Vn sarebbe contenuto nello span di V1 e con 3 e con N. E questo è assurdo. Allora, guardate, se qui ci fossero tutti zeri, allora guardate dal secondo vettore in giù. Per esempio, supponiamo di avere una matrice fatta così: 1, 2, 1, poi 0, 0, 2, 0, 0, 4, 5. Allora, guardate gli ultimi due vettori, questi sarebbero nello span del solo vettore con 3, perché questi sono tutti e due multipli di con 3 del terzo vettore della base gamma. Quindi per generare questi ci vorrebbe un solo vettore. Ma allora, per generarli, diciamo, per avere V1, V2, V1n, V2 e V1n io li genero con solo i con 3. Se ci aggiungo V1, genero anche V1, e quindi genero V1, V2 e V3. Ora, se vi fate i conti, questi sono n-1 e questi sono n-2, aggiungendo V1, questi sono n e questi sono n-1, ed è sempre impossibile, perché gli n di partenza erano linearmente indipendenti, quindi non li posso generare con n-1 vettore. Quindi questo qui è assurdo. L'assurdo è nato dal fatto dall'aver pensato che quell'insieme fosse vuoto, quindi questo insieme non è vuoto. Quindi chiamo I con 2 il minimo di questo insieme, cioè il minimo degli indici tra 2 ed n, tali che AI2 è diverso. Se I con 2 è diverso, se I con 2 è uguale a 2, vuol dire che A22 era diverso da 0 e non devo fare niente. Se I con 2 è diverso da 2, scambio VI2 e I2. E la matrice la chiamo ancora A. E la matrice la chiamo ancora. Oh, questo è semplicemente un fatto di notazione, il fatto di chiamarla sempre A, perché io potrei chiamare dopo il primo passo, poi ci potrei mettere una parentesi e ci scrivo 1 dopo il primo passo, poi dopo al secondo passo a metà ci scrivo 1S, cioè 1 con lo scambio. Poi a quando finisco ci metterei la parentesi con scritto 2 dopo il secondo passo, cioè non me lo fate fare perché sennò perdo un sacco di tempo, ma penso che un minimo di flessibilità, non siamo dei computer, abbiamo delle caratteristiche che possiamo sfruttare. Ok, adesso cosa faccio? Faccio V con 3 uguale V con 3 meno A32 fratto A22 V con 2 fino ad arrivare a V con N meno AN2 fratto A22 V con N. Quindi questo era 0,A32,A3N meno A32 fratto A22 che
moltiplicava 0,A22A2N, quindi alla fine mi viene 0,0, poi qua mi viene A 3 meno A 3,2 fratto A22A23, A3N meno A32 fratto A2. Vabbè, l'altro non me lo fate scrivere perché la formula è più 2. Due. La seconda. Questa qua è, abbiamo diviso per A22. In generale, se fosse V con I, lo faccio con la riga iesima per dire un I qualunque, qua ci sta I, qua ci sta I, quindi verrebbe 0 a I2, a IN meno qua, veramente I, quindi qua sarebbe a I2 fratto A22 per 0, A2N uguale 0,0, poi viene A I2 meno A 3 I2 fratto A22, qua scusate I3, A23 virgola virgola, poi AIN meno AI2 fratto A22 no? Qua se, lo mette, se ci mettete 2 vedete subito che A22 significa A2 meno A2 fa 0, cioè al secondo posto viene sempre 0. Questo è in generale, questo è per la seconda, per la terza riga, e poi fino a, si arriva fino all'ennesima riga. Quindi dopo il secondo passo la matrice come sarà fatta? Qua ci avrà A11, qua ci avrà 0, qua ci avrà A22, e poi qui sotto avrà tutti 0, e invece qui sopra e in questi altri posti può avere benissimo delle cose diverse da 0. Diciamo, qua ha tutti 0, qua ha delle cose diverse da 0, qua ha quello che viene, può essere uguale a 0 e può essere diverso da 0. Cioè nei posti dove c'è scritto 0 c'è A11, A22, sulla primi due elementi della diagonale, a quel punto c'è, ci sono dei numeri diversi da 0, li abbiamo costruiti apposta. Se A22 era 0 e A22 era diverso da 0, scambiavo in maniera tale che qua ci venisse il numero diverso da 0 e ci doveva stare. Negli altri posti ho quello che viene dal procedimento, che può essere uguale a 0 e può essere diverso da 0. Ma a questo punto cosa farò secondo voi? Se adesso vado a esaminare questi elementi qua, possono essere tutti 0? No. Perché non possono essere tutti 0? Perché altrimenti i vettori dal terzo fino all'ultimo sarebbero n-2 e li potrei generare con i vettori dai con 4 fino ai con n, che sono n-3 e così via. E quindi posso ripetere per induzione questo discorso. Facciamolo in generale. Allora, diciamo che per induzione alla fine del passo I la matrice come era fatta? Ho bisogno di un po' più di spazio. La matrice era fatta così: A11 AII, poi qua c'era AII più 1, ANI più 1, e qua c'era ANN, AIN,
A1N e qua sotto c'erano tutti zero. Cioè, l'ho fatto il primo passo, ho fatto il secondo passo, adesso induttivamente, per ipotesi induttiva, suppongo di aver fatto i passi. Dopo un certo numero di passi I, forse era meglio usare un'altra lettera, H, se no poi devo cambiare lettera dopo. Allora, dove ci ho messo I ci devo mettere H. Ok, dopo H passi la matrice era fatta così. Adesso vado a considerare questi insieme qua, cioè vado a vedere questa colonna qui, ma non da questo lo escludo, vado a vedere solo gli elementi che stanno in questo pezzo qui dell'H più l'esima colonna. Vado a vedere se c'è qualche elemento diverso da 0. Io dico che c'è, che questo insieme non è vuoto, altrimenti VH più 1 UN si potrebbero generare con EH più 2 e con N, e quindi V1VN si potrebbero generare da V1VH e H più 2 e con N. E questo è assurdo. Cioè, i primi H me li tengo così come sono, da H più 1 fino ad arrivare a N potrei risparmiare un vettore, ma allora in totale questi sono N e questi sono sempre N-1, perché qua sono H e qua sono N-H-1. Quindi chiamerò adesso, dico in H, il minimo di questi indici, per cui A con I H più 1 è diverso da 0. Se I con H è diverso da H più 1, scambio I con H, V con I con H, e VH1, e la matrice la chiamo ancora A. Adesso devo scrivere semplicemente la formula dell'iesimo passo. La formula dell'iesimo passo la scrivo direttamente nel caso generale, è che V con I deve essere uguale a V con I meno AI H più 1 fratto A H più 1 H più 1 per V H più 1. Cioè qua mi vengono 0 0 0, sono i primi H, poi mi viene A I H più 1 meno A I H più 1 fratto A H più 1 H più 1 per A H più 1 H più 1, questo vabbè, so che fa 0, senza, non fatemi cancellare questo pezzo, adesso viene 0 pure lui. Poi mi vengono gli altri termini che saranno quello che vengono, cioè qua viene A I H più 2 meno A I H più 1 fratto A H più 1 H più 1 A H più 1 H più 2 fino ad arrivare ad A I N
meno a i h più 1 fratto a h più 1 h più 1 a h più 1. Capisco che scrivere gli indici in questa situazione non è la cosa più bella del mondo, perché noi abbiamo A è la lettera, I, H più 1 eccetera sono gli indici sono giustapposti, quindi c'è un piccolo spazio tra l'indice di riga e l'indice di colonna, e nella formula ci sono anche le somme all'interno degli indici, però questo è. Oh, questo qua per quali righe? Questo qua si deve fare per le righe I da H più 2 fino ad N. Quando avete fatto questo passo per le righe da H più 2 fino a N, cioè prima di questo passo, qui c'era quello che c'era, dopo questo passo cosa ci sarà qua sotto? Qua ci sarà H più 1, qua avremo A11, A11, poi verrà AH più 1, H più 1, qua ci saranno tutti i zeri, e qua invece ci sarà quello che viene. Questa è la prima diciamo dopo l'esimo passo, dopo l'archesimo passo, questa è alla fine del passo H più. E vabbè, così si può andare avanti. Così si può andare avanti e si arriva fino alla fine, cioè quando arriviamo fino alla fine, a cosa arriviamo? Arriviamo esattamente a questa matrice qua. Per esempio, l'ultimo passo, quando siamo arrivati qua, all'ultima riga deve venire per forza l'ultimo elemento diverso da 0, perché se l'ultimo elemento fosse 0, allora deve essere una riga nulla, e allora le righe che devono essere elementi indipendenti, diciamo, si potrebbero generare con n-1 righe, e non è così. Quindi alla fine, l'ultimo passo, diciamo, automaticamente mi verrà. Adesso alla fine mi ricordo che la matrice in realtà è stata modificata, quindi alla fine non la chiamo più A, l'ho chiamata sempre A, dovendo, diciamo, più correttamente chiamarla, ci devo mettere un qualche cosa che tenesse conto di tutti i passi che stavo facendo. Alla fine la matrice che ottengo non la chiamerò A, la chiamerò A primo. Ma come sarà fatta A primo? A primo sarà fatta per tutti i zeri al di sotto della diagonale principale, quindi sarà una matrice triangolare superiore, e avrà qui, per costruzione, abbiamo detto e abbiamo verificato che era sempre possibile farlo, tutti elementi diversi da 0, mentre al di sopra della diagonale principale avrà quello che avrà. Poi, facendo altre operazioni simili, si può anche annullare quello che c'è al di sopra della diagonale principale, ma questo appunto è un altro problema, non ci riguarda adesso. Il tutto di per sé è molto banale, ripeto, ci fa riscoprire che una base di Rn è con 1 e con n, però in realtà l'informazione che ci dà questo metodo del pivot sta nel fatto che per fare questa cosa qui noi abbiamo fatto solo operazioni di questo tipo qua, o scambio di due righe o abbiamo sommato una riga o un multiplo di un'altra riga. Vi ricordate cosa facevamo? Prima andavamo a vedere se c'erano delle cose di S0, eventualmente se non, diciamo, se non era quella, se ci stava 0 dove non ci doveva essere, dovevamo scambiare delle righe, due righe. Viceversa, nella seconda parte cosa facevamo? Prendevamo questa riga che aveva un elemento non nullo, la moltiplicavamo, la dividivamo per un coefficiente, questo coefficiente non nullo, la moltiplicavamo per un altro coefficiente, la sommavamo, la sottraevamo dall'altra riga, e quindi per annullare determinati coefficienti, determinati elementi delle righe successive. È chiaro? Quindi l'informazione del metodo pivot sta tutta sul fatto che tutto ciò è stato possibile solo con queste due, con questi due tipi di operazioni. Allora, se avete ancora 5 minuti di pazienza,
vediamo soltanto cosa viene dice 2 per 2 a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2 facciamolo. Allora supponiamo che a 1 1 sia diverso da 0, allora la matrice come deve essere alterata? Qua c'è a 1 1 a 2 2, qua ci devo mettere, viene 0 e qua viene a 2 2 meno a 2 1 fratto a 1 1 a 1 2. Nel metodo del pivot, se andate a fare i conti, questo è. Adesso andate a fare il prodotto degli elementi sulla diagonale. Allora facciamo, cioè aprimo 1 1 per aprimo 2 2. Allora questo era a primo 1 1 era a 1 1, l'altro è a 2 2 meno a 2 1 fratto a 1 1 a 1 2. Quando da fare il prodotto viene a 1 1 a 2 2 meno a 2 1 a 1 2. Supponiamo invece che a 1 1 faceva 0 e che a 2 1 ovviamente era diverso da 0. Vi ricordate? Le righe erano indipendenti, quindi sulla prima colonna non poteva avere tutti 0. Allora in questo caso la prima cosa che si faceva era scambiare, qua era 0 e qua c'era a 1. Fatemelo, lasciatemi scrivere così, anche se lo sappiamo che fa 0, eh? Vabbè, no, scriviamo. Adesso questa qui, una volta fatto lo scambio, è già la matrice triangolare superiore. Adesso A'1 1 1 per A'1 2 2 fa A2 1 A1 2, che però è ancora uguale a A21 A12 meno A11 A22. Vi ricordo che questo pezzo, siccome A11 è 0, faceva 0. Quindi in realtà a meno del segno viene lo stesso numero, cioè dopo aver fatto il metodo del pivot, se io vado a fare il prodotto degli elementi sulla diagonale viene lo stesso numero. Dice no, ma qua non è lo stesso numero, è un altro numero. No, è lo stesso numero cambiato di segno. Questo perché vedremo c'è stato uno scambio. Ogni volta che c'è uno scambio il numero cambia di segno. Allora, per convincervi che è lo stesso numero, supponete che erano tutti e due diversi da 0 e fate lo scambio lo stesso. Diciamo, per come ho definito io il metodo del pivot, non era necessario fare lo scambio, però mettiamo che faccio lo scambio lo stesso. Ok? Mi sbaglio a guardare, pensavo che era, insomma, lo scambiavo. Adesso andiamo a fare A21 A22. Adesso sommiamo, sottraiamo dalla seconda riga un multiplo della prima in maniera da far venire 0.
cosa dobbiamo fare? A12 meno A11 fratto A21 A2. Adesso andate a fare il prolungamento sulla diagonale. A' 1,1 per A' 2,2 fa A2,1 che moltiplica A1,2 meno A1,1 fratto A1,2 A2,1, scusate, A2,2. Se fate il prodotto adesso viene A2,1 A1,2 meno A1,1 A2,2. Cioè viene esattamente il numero opposto a quello di prima. Adesso il discorso è esattamente questo. Se partiamo da n righe indipendenti, questo lo vedremo nella prossima ora, insomma adesso facciamo pausa, però prima di fare pausa diciamo cosa vedremo. Se partiamo da n righe indipendenti ed applichiamo il metodo del pivot, arriveremo a una matrice triangolare superiore che sulla diagonale principale ha tutti i elementi diversi da 0. Se andiamo a fare il prodotto di questi elementi, viene un certo numero. Se il metodo del pivot lo facciamo in maniera diversa, supponete di aver scambiato le righe in partenza, quindi invece di aver messo e riapplicato il metodo del pivot, a parte il segno che è dovuto a, vedremo come contarli, a quanti scambi avete fatto nelle righe di partenza, ma a parte il segno, il numero che vi verrà alla fine del metodo del pivot sarà sempre lo stesso. E ovviamente, essendo il prodotto dei numeri che stanno sulla diagonale finale, che abbiamo visto che se le righe di partenza erano linearmente indipendenti, diciamo verrà diverso da 0, questo numero verrà sempre lo stesso a meno del segno e sarà sempre diverso da 0. Chiaro? Questo è quello che sarà un'informazione importantissima, perché a questo punto io potrò dare a questo numero innanzitutto chiedermi perché fa sempre la stessa cosa. Definire questo numero in forma astratta, verificare che effettivamente non è sempre lo stesso quando la dimensione è 2, ma anche, cioè quando la matrice è 2x2, ma anche quando la matrice è n per n. E una volta capito chi è questo numero, gli do un bel nome, allora io dirò che le righe di una matrice sono realmente indipendenti se e solo se quel numero è diverso da 0. Chiaro? Vabbè, 5 minuti di pausa.